in compagnia di Paolo Bacci, proprietario e socio proprietario della nuova attività commerciale qua in Piazza Cavalca a Vico Pisano, una piadineria. Non è un caso che tu sia un romagnolo. Esattamente, la mia romagnolità mi ha aiutato a buttarmi in questa avventura insieme a degli indigeni del luogo. C'era un fondo libero. E fondo libero da tantissimi anni. Da tantissimi anni e storico del paese, perché è stato, certo, il primo bar del paese. E mi hanno chiesto: ma Paolo, cosa ci possiamo fare qua? E un romagnolo poteva rispondere solo la piadina. Solo la piadina. E di lì abbiamo interpellato un mio amico imolese che ha già 3 attività ad Imola. Ma è facile vendere la piadina ad Imola. Certo. È a Vico Pisano che è più difficile venderla. E quindi lui ci ha instradato, abbiamo fatto tipo un franchising e dopo 2 mesi di lavori... Oggi inauguriamo questa piadineria a Vico Pisano che porta un po' di cultura romagnola in un posto bellissimo che è la Toscana. Quindi sicuramente le piadine sono il piatto forte. Ecco, le piadine noi le facciamo qua. Cioè qui noi abbiamo l'impastatrice e le facciamo dentro al nostro negozio. Non c'è catene o non c'è altro. Senti, nome dell'attività? Strike, perché quelle di Imola si chiamano Strike e noi siamo un franchising di Strike di Imola. Quindi, piadine fatte in loco? Quante piadine, hamburger? Panini, insalatone, ma soprattutto piadine, ma so che con i giovani vanno molto anche gli hamburger. E infatti mi sembra un locale rivolto più che altro a un pubblico di giovani, ragazzi, ma insomma chi viene, dai. La piadina è universale. La piadina è universale, credo che... Quando io vado in Romagna vedo che fermi alle barricate c'è di tutto, giovani, non giovani, perché poi è un po' come il pane, voglio dire. E quindi noi speriamo, è logico, speriamo che non sia tutto solo su Vico Pisano, ma che anche i paesi intorno, poi i ragazzi e anche gli altri, devono venire proprio perché gli piace questo prodotto. Perfetto, orari di apertura? Dalle 11 alle 3 nel mezzogiorno e dalle 5 e mezza alle 9 e mezza, poi se c'è gente senza limite. Ma questo limite. È tutti i giorni? Tutti i giorni a parte il martedì. A parte il martedì, giorno di chiusura quindi. Esatto. E poi il fine settimana sarà aperto invece? Assolutamente, perché è il momento clou. Abbiamo preso 5-6 ragazzi toscani del luogo e li abbiamo mandati ad Imola. E hanno cominciato a imparare come si fa la cosa. Spero abbiano imparato anche la cordialità e il buon saperci fare, no? Con le persone. Beh, diciamo che i romagnoli si distinguono, ma io mi trovo molto bene, pur essendo imolese bolognese, mi trovo molto bene anche qua, perché non per niente ho attività qua diverse dalla ristorazione, perché qua si sta bene. Senti Paolo, volevo chiederti proprio, una delle domande era quante persone sono impiegate, già mi ha risposto in parte con i ragazzi impiegati al banco. Loro 6. In totale saranno 6 persone a rotazione, immagino, non tutte insieme. 3 a mezzogiorno e 3 a sera. Perfetto, allora intanto ti ringrazio per questa, grazie a te, per questa tua intervista e ti faccio l'in bocca al lupo, che è di rito e ci mancherebbe altro. E poi voglio chiederti, in ultima istanza, voglio chiederti allora, un obiettivo che vi siete prefissati qual è? Questa attività che cosa deve darvi per potervi garantire un ritorno e diciamo la soddisfazione del bisogno che andate cercando a prenderla? Dai. Guarda, noi soci facciamo tutt'altro e siamo già stipendiati da altro. E quindi è proprio un'idea ancora di quelle di una volta, di un'idea di bellezza, non solo un'idea di guadagno. Poi dobbiamo guadagnare, questo è logico, ma noi i nostri stipendi li abbiamo in un tutt'altro settore. Io mi sono preparato il giochino per la pensione, perché visto che tra un po' ci vado. Però l'obiettivo è quello, dare lavoro e far conoscere la piadina romagnola anche fuori dalla Romagna.